Siamo molto contenti perché venire qua contro questa squadra che forse è la rivelazione del campionato, perché pochi magari si aspettavano fossero lì primi da così tante giornate, ancora adesso perché sono ancora primi, e venire qua a imporre il nostro gioco, vincere così nettamente 3-0 è motivo di orgoglio di tutta la squadra, tutti noi ragazzi, il mister e tutti noi. Preparata così? Ve l'aspettavate così? Ma non c'è tanto tempo per preparare le partite in questo momento. Sai, le vedi in televisione, le vedi nei video e cerchi di prepararle da sola perché hai poco tempo, pochi allenamenti per poterle preparare. Hanno giocato con un modulo, almeno nel primo tempo, leggermente diverso da quello che ci aspettavamo, ma ci siamo adeguati subito. E quindi poi abbiamo saputo mettere in campo quelle che sono le nostre idee di gioco, il nostro ordine tattico e con la voglia che abbiamo avuto di contrastare, di ripartire, abbiamo fatto questa grande partita. Grande gruppo che non è nuovo a risultati come questo. No, certo. Poi del resto siete lì su in No, classifica. infatti, questo ci dà ancora più forza al poter vincere contro una squadra del genere che è prima in classifica, ti fa capire anche certe cose su quale poi sarà il nostro cammino nel campionato. Ce la giochiamo con tutte e andiamo avanti. Adesso non c'è neppure il tempo di gioire, tu hai appena detto non riesco a realizzare questo risultato, però hai poco tempo per farlo perché mercoledì Sì, vi è aspetta vero, è la vero. Coppa Italia, quarto di finale contro la Lazio. Esatto, gioiremo stasera già da domani, poi pensiamo a mercoledì, però questo è il campionato, insomma questo è l'anno che stiamo vivendo, non c'è tempo per riposare, andremo avanti finché le gambe ci tengono, ma andremo anche sopra quello e cercheremo di fare tutte le partite che vengono al meglio.